Questo programma è offerto da Credito Bergamasco, passione e sensibilità per lo sport. Unilegno Bergamo, compravendita pallet, nuovi e usati. Are being used to minimize risk. This could be the end. I will keep you posted as we attempt to get the situation under control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light. Feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. 'Cause freedom is a lonely control. Amici di Sella TV, ben ritrovati sul canale 216 insieme a Giovanni Licini, l'Accademia dello Sport per la Solidarietà, ma soprattutto il VIP Tennis 2014. Oggi è una giornata di pausa perché stiamo entrando nel vivo e proprio con Giovanni Licini volevamo fare un pochino riepilogo. Tra poco faremo vedere gli highlights, le immagini più belle di queste prime due settimane di Tennis VIP. Dicevo, entriamo nel vivo perché domani, caro Giovanni Licini, che cosa succede al Centro Mongodi, quindi da martedì e fino a giovedì? Innanzitutto pensiamo a ieri e oggi perché due giornate di riposo per me e per lo staff erano importantissime. Due settimane passate, tanti personaggi, il tempo non è stato completamente favorevole ma fa parte del gioco. Abbiamo aiutato a diciamo, alimentare le dighe e coloro che hanno gli impianti di energia idroelettrica. I personaggi sono stati tanti, abbiamo dovuto fermarci a un certo punto perché non c'era posto per tutti. Da domani ci aspettano le serate più importanti, semifinali e finali. Per concludersi con la serata del SEG, la serata di gala, dove premieremo oltre ai vincitori Golden VIP. Allora ricordiamo la Fiera di Bergamo, venerdì 6 ci saranno queste grandi premiazioni, questa serata di gala, personaggi anche qui del mondo dello spettacolo e dello sport presenti, ma un personaggio che ricordi che ti ha fatto piacere magari rivedere o incontrare per la prima volta quest'anno, visto che le prime due settimane sono andate, ormai si entra nel vivo, abbiamo detto non c'è più posto per nuovi protagonisti questa settimana. Diciamo che il piacere di rivedere gli amici è la cosa più importante, poi ce ne sono anche di nuovi. Una cosa che mi ha fatto estremamente piacere è l'atteggiamento di Luca Facchetti, che mi sembra di vedere l'atteggiamento del papà. Quando il nostro torneo cominciava a crescere e lui ci portava amici, soprattutto giocatori della sua grande Inter, e il torneo è cresciuto anche grazie a lui. L'abbiamo detto più volte che se questa manifestazione è diventato un albero così importante, le radici le ha date anche lui al nostro torneo, e il figlio si sta diciamo aiutando o imparando come ha fatto il papà e aiutarci a portare personaggi del mondo dell'Inter soprattutto. Pertanto quest'anno è stato un inizio, l'anno prossimo dice che ci darà ancora più aiuto.
nel segno della solidarietà sempre, perché se qualcosa ha funzionato o qualcosa non ha funzionato, la cosa che sicuramente funzionerà è la solidarietà. Ricordiamolo, 4 associazioni, 2 per i bambini che soffrono della sindrome di Down, e il nuovo impianto di aria condizionata per quanto riguarda il reparto di chirurgia dell'ospedale di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, ma soprattutto una nuova incubatrice per la pediatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che porterà dei sorrisi in più. Questo è quello che il VIP tennis, il golf VIP e la manifestazione di sci dell'Accademia dello Sport di questo 2014 porterà. E godiamoci questi 3 giorni, lasciamo spazio alle immagini, rivediamoci le highlights di queste manifestazioni, ricordando di venire a vedere le finali dal vivo, perché non si paga, ci si diverte e soprattutto avete anche la possibilità di mangiare qui al Centro Mongodi in modo anche molto buono. Allora speriamo che i prossimi 3 giorni siano clementi del tempo, ci sia il sole, così tanta gente verrà. Però ti dico, come dicevi tu, la solidarietà è quella che vince e vincerà anche quest'anno, perché se ci sono a volte i momenti di negativi, il momento positivo è quello dell'aver raggiunto un altro traguardo ancora, è quello che interessa a noi, soprattutto a livello organizzativo, ma soprattutto agli ospiti che ogni sera ci vengono a trovare. Bene, tutto è pronto, quindi da domani sera le finali si iniziano, mi raccomando, martedì, mercoledì e giovedì, grande serata al Centro Mongodi di Cividino. Ingresso libero, venite nel nostro villaggio ospitalità, bellissimo, passate le serate meravigliose, contatto con gente che sa sorridere, sa divertirsi e soprattutto è anche famosa, quindi li avete da così toccare vicino a voi, parlare, scambiare qualche parola, divertitevi. Adesso seguiteci gli highlights di queste prime 2 settimane con il meglio del VIP Tennis 2014. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, when the lights turning down, they don't know what they heard, strike the march, play it loud. We gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, burn, burn.
the bed feels warmer, sleeping here alone. Una delle aziende storiche amiche del VIP Tennis, ma non solo, dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà, è la IBS. Siamo con Luca Chiesa, è un'azienda che doverne parlare ti fa venire un pochino l'acquolina in bocca. Ma speriamo di sì, altrimenti siamo rovinati, facciamo salumi. 121 anni, non due giorni, che producete questo ben di Dio, e soprattutto con una distribuzione che ormai ha varcato qualsiasi tipo di confine. C'è un prodotto in questo settore che può essere innovativo secondo te? Cosa bisogna fare per andare alla ricerca ancora di un qualcosa, al di là di un rapporto qualità e gusto? Ma guarda, io sono qua, forse dico un paradosso. Secondo me oggi l'innovazione sta a tornare al passato, quindi fare i prodotti come li facevano i nostri nonni nell'Ottocento, fine nei primi Novecento, perché oggi secondo me la gente ha perso un po' il gusto di quei prodotti lì. Allora, in tempi di grande crisi forse l'alimentazione è quella che tiene ancora un pelino, nonostante le mille difficoltà che sappiamo, però oggi c'è anche una novità, perché l'e-commerce, so che la vostra azienda si sta avvicinando a questo tipo di discorso, che è estremamente importante perché poi riguarda in effetti un pochino il futuro. La gente si abitua a comprare via internet? Ma in realtà la nostra scelta è stata quella di raggiungere ancora di più i nostri consumatori, soprattutto con i prodotti abbastanza di nicchia, dove magari è più difficile trovarli nei vari punti vendita. Oggi i costi di trasporto hanno raggiunto cifre abbordabili, per cui riusciamo a esportare il prodotto in tutta Europa senza nessun tipo di problema, quindi ci proviamo anche noi. Dovendo avvicinarci così e fare due parole alla solidarietà, che sta raggiungendo un traguardo impensabile. Ma la cosa che mi stupisce è che comunque stiamo andando in anni di profonda crisi economica per quanto riguarda anche l'azienda bergamasca, ma qua invece si continua a marciare a ritmi strepitosi. Quindi avete allietato tutte le serate al Tennis VIP con la ristorazione e con la vostra presenza. Tennisticamente arrivi in finale anche quest'anno? Dipende quanto sono buoni i salumi, se sono tanto buoni arriviamo in finale, altrimenti no. Allora, io prima di salutarti, sai cosa faccio? Poesia allo stato puro. IBS, Luca Chiesa. Buonasera a tutti.
Caloni Trasporti, arte in movimento. Gioielleria Curnis, gioiellieri da quattro generazioni.